Gradita sorpresa nella giornata di sabato alla stazione di Agropoli Castellabate. Dal Frecciarossa delle ore 13:22 è sceso il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, accompagnato dall'amministratore delegato di Trenitalia Barbara Morgante, dall'assessore regionale Corrado Matera, dal consigliere personale Franco Alfieri e tanti altri amministratori locali. La comitiva, dopo la presentazione del servizio Frecciarossa in Cilento, tenutasi a Salerno, ha voluto viaggiare sul treno alta velocità fino ad Agropoli. Ed è una grandissima soddisfazione aver fatto partire questo servizio insieme con Trenitalia. Ho incontrato sul treno una signora di Agropoli che lavora alla clinica Malzoni a Agropoli, che veniva da Roma. Veramente sono cose che cambiano la vita della gente. Provate a immaginare uno che arriva da Milano, Roma, Napoli, arriva qui nel Cilento, 4 ore, 5 ore, 3 ore da Roma. Sono veramente cose straordinarie. Dobbiamo continuare così. Questa è una zona meravigliosa, ha delle potenzialità di sviluppo incredibili. La mobilità è uno dei punti decisivi su cui dobbiamo crescere e risolvere i problemi. Alta velocità, portualità da migliorare e poi riuscire a fare la bretella di collegamento da Agropoli a Eboli, all'autostrada, per decongestionare il traffico su gomma nel periodo estivo, soprattutto nel fine settimana. Se riusciamo a realizzare questo intervento, abbiamo cambiato la faccia del Cilento e costruito davvero le condizioni per lo sviluppo. Presidente, un grandissimo investimento per l'estate, per la mobilità. Che speranza invece da settembre di mantenere questo servizio? C'è dietro di lei l'amministratore delegato di Trenitalia, la dottoressa Morgante, stavamo discutendo di questo. Partiamo quest'anno, facciamo un esperimento, vediamo come va. Il risultato per adesso mi pare straordinario, è evidente che se c'è una domanda vera non c'è nessun problema ad ampliare il servizio dal punto di vista temporale e anche dal punto di vista delle frequenze, delle corse. Dipende, ripeto, dalla domanda che verrà dal territorio. Se ci sarà una richiesta e una presenza di turisti non c'è problema ad ampliare il servizio e nel medio-lungo periodo avere anche un servizio per tutto l'anno per il Cilento. C'è stata una bellissima conferenza stampa e poi lui stesso ha voluto percorrere con il Frecciarossa il tratto Salerno-Agropoli, a noi ovviamente fa enormemente piacere, e d'altra parte ha un obiettivo raggiunto, già ne lancia per la verità un altro più importante e possiamo dire anche entusiasmante, quello della bretella tra Agropoli e Eboli, quindi un collegamento veloce con l'autostrada che davvero renderà accessibile un parco nazionale, aree costiere, aree interne, quindi una sfida continua, obiettivi che vengono raggiunti e nuove sfide che vengono lanciate. D'altra parte però la sfida la dobbiamo anche noi raccogliere come classe dirigente locale e come classe dirigente imprenditoriale, perché poi parliamo di turismo, ma il turismo non lo può fare solo la politica. La politica sta facendo la sua parte, molto deve essere fatto dalla parte privata, ma credo che insieme a noi hanno accettato e colto la sfida fino in fondo. Oggi è stata un'altra splendida giornata, abbiamo fatto questo percorso con il presidente De Luca da Salerno ad Agropoli per cercare di rendere ancora più nota e dare più visibilità a questa fermata di Frecciarossa ad Agropoli, però il successo dell'iniziativa già c'è, perché abbiamo saputo che in poche settimane, 12 giorni, ci sono state 2.500 prenotazioni, quindi questo è un buon segno, perché se i numeri sono questi e il trend viene confermato, vuol dire che abbiamo grande chance di proseguire nel tempo la fermata di Frecciarossa ad Agropoli e anche di immaginare una continuità maggiore, quindi non solo il weekend. Naturalmente questo dipenderà dalla domanda, ma le cose vanno bene.